Amici di Fischio Finale, buonasera e ben ritrovati sul canale 116 del Digitale Terrestre, la casa è TCS. Allora, iniziamo con la presentazione dell'amico, ovviamente, Carmelo Locurzo. Ciao Carmelo e buonasera. Ciao a tutti, popolo di Fischio Finale. Ecco, siamo di nuovo qui per raccontare questo ennesimo, diciamo, fine settimana di calcio e di sport, che ha visto protagoniste le realtà sportive nissene. E poi avete visto accanto a Carmelo, ci è venuto a trovare l'esterno d'attacco Bianco Scudato, che ha realizzato proprio domenica la sua terza rete, il gol del pari, Ernesto San Martino. Ciao Ernesto. Buonasera Carmelo, buonasera Vincenzo, buonasera a tutti gli spettatori di Fischio Finale. Bene, grazie. Allora iniziamo davvero alla grande con il campionato di eccellenza che ha fatto registrare il pareggio casalingo, il quinto consecutivo dei biancosculati, qualche polemica rispetto alla condotta della terna arbitrale. Vedremo poi dalle immagini il rigore negato, per noi evidente, anche il gol annullato sempre su Baracchini nella ripresa, anche qui è clamorosa la svista dell'assistente e dell'arbitro, e per certi versi ha un attimo condizionato sicuramente l'esito della gara, anche se bisogna dirlo, alcune scelte tecniche stanno iniziando a far discutere anche il tifoso biancoscudato, che a fine gara mugugnava contro il tecnico Alessio Sferrazza su alcune scelte. Poi andremo ad analizzare nel dettaglio, ma andiamo a leggere i risultati della 22ª giornata del campionato di eccellenza. Profavara Alcamo 2-0, Marsala Atletico Campofranco 2-0, Nissa Dattilo 1-1, Pacheco Licata 1-0, Troina Mazara 2-1, Mussomeli Parmonval 0-0, Terranova Gela Castelbuono 1-3. Notizia: il Terranova ha ripreso a giocare, caro Carmelo. E poi Folgore Selinunte Riviera Marmi 1-2. Vediamo anche la classifica in testa: pari punti il Troina e il Pacheco con 44 punti, segue la Folgore a 40, Riviera Marmi 39, Alcamo 33, Dattilo e Nissa 32, Licata Castelbuono 30, Mussomeli e Parmonval 27, Atletico Campofranco e Mazara 26, Profavara 21, Marsala 16 e chiude il Terranova Gela con 8 punti. Abbiamo tante immagini, abbiamo le interviste, abbiamo anche le immagini di Folgore Riviera Marmi, di Troina Mazara, quindi davvero una prima parte ricca. Ma entriamo nel dettaglio di questa partita, di questo pareggio dei biancosquadri, il quinto consecutivo, che ha lasciato qualche polemica. Ma da dove diciamo iniziamo, caro che, Carmelo? ma lo so, io direi di iniziare da questi erroretti arbitrali, diciamo, cioè parliamo di sviste, parliamo di un rigore non concesso e di un gol che Baracchini aveva segnato, tra l'altro su un assist tuo, caro Ernesto. Ma Peraltro c'è stata la direzione del portiere, quindi annulla ma anche sai, da questo punto, metti in noi gioco il per giocatore. carità, qua non è che stiamo facendo processi a nessuno, non è che qua noi stiamo intentando, come dire, il processo che poi deve portare alla sentenza finale, assolutamente, però cioè, Fa pensare. noi eravamo lì, no, non è che fa pensare, noi eravamo lì ed è venuto difficile, cioè, è venuto difficile ognuno di noi capire perché l'arbitro avesse annullato questi due, cioè, ci avesse annullato il gol, ma soprattutto non avesse dato il rigore su Baracchini. Peraltro si Allora, vede, evidente dalle immagini, come si alza io anche per la esempio, sabbia io per esempio, ma lascia perdere la sabbia. Al contatto con il Io ero portiere proprio, del cioè proprio si vede chiaramente che Il contatto. Baracchini va per superare il portiere. Tra l'altro Baracchini che motivo avrebbe avuto? A porta vuota praticamente. A porta vuota a quel punto, cioè perché stava incrociando, no? Cioè che Che interesse interessa avrebbe avuto a buttarsi a terra, no? Ed è stato anche ammonito per simulazione. Poi lì sul gol, qui anche le Ma anche immagini, Ernesto può testimoniare. Ernesto, cosa hai sì, visto ma tu? le Lo sta al immagini, centro dell'aria. ma anche le Ernesto, immagini, ti cioè, interrompo un attimo, per poi. noi, ma a parte che Baracchini anticipa nettamente il portiere,
Ma vediamo anche che la palla continua la sua corsa senza deviazioni. Quello sul rigore. Mentre sì, sull'assist certo. Tuo, sul gol annullato. Sul gol annullato, le immagini appunto dicono che quando io sto per calciare, in linea, Baracchini è in linea con l'ultimo difensore, ma poi anche in linea, è dietro. Il portiere devia pure. Attenzione, io ti devo dire una cosa. Anzi, con il dattilo, qualcosa l'abbiamo visto e la possiamo commentare. Con la Riviera Marmi, cioè, non abbiamo potuto commentare niente, abbiamo dovuto prendere atto che l'arbitro ha dato un rigore. Per questo io mi ricollego a quello che dicevo, comunque sia, sta diventando una costante già nella sì, seconda però, volta. Sì, però attenzione, però l'importante è certo. Ha già fatto sentire il proprio peso, perché a fine gara io ero all'interno dello spogliatoio, è chiaro sì, che ma il peso inizia la prima modesto, lamentela. La lamentela non deve essere soltanto orale, scusami, deve essere anche scritta, a mio parere. Deve essere anche scritta, deve essere circostanziata con immagini, con documentazione adeguata e deve essere portata a conoscenza della stampa e anche degli organi competenti. Peraltro, caro, anche perché una cosa diceva Alessio Sferrazza, no? Diceva che un bel momento qui il vero rischio è che c'è gente che investe, no? E tanti investimenti rischiano di essere vanificati in questo peraltro, modo. Peraltro c'era anche l'osservatore regionale degli arbitri, lo ha tenuto per almeno una mezz'ora abbondante. Penso che non gli abbia fatto gli elogi al direttore di gara. Non lo so, non lo sappiamo, noi sappiamo. Non possiamo fare un processo alle intenzioni. Però è chiaro che per qua si sta parlando semplicemente del fatto che, a mio modo di vedere, la NIS dovrebbe far sentire la propria voce con una carta scritta e con documentazioni alla mano, documentazioni di immagini alla mano, no? Attraverso le quali poter dire la propria, anche perché qui non c'è niente di male, non è che qua noi stiamo facendo delle accuse, no, non c'è anche momento, vediamo dalle immagini, bel momento, se c'è per esempio un rigore c'è da dare contro la Nissa o a favore della Nissa, che si dia, non è che, perché poi ci va a finire, come diceva Alessio Sferrazza in un'intervista che poi sentiremo, lo dice anche no, un'intervista anche concessa al mio giornale, che in effetti si rischia di pensare male. Cioè poi il tifoso, vagliela a spiegare tu, perché una volta succede che c'è la Riviera Marmi, c'è un rigore, tra l'altro c'è che ha visto soltanto lui, perché io non l'ho visto, poi se lui l'ha visto, se l'arbitro l'ha visto, per carità, io non è che qua sto a... perché l'arbitro... Sto documentando le immagini, Non siamo stati solo però, parliamoci chiaro, a mio modo di vedere ci vuole una forma di protesta ufficiale, no? Che non significa andare alla ricerca di alibi, perché io stesso dicendo che questi errori non devono costituire un alibi per nessuno, no? E poi magari spiegheremo anche il perché, perché qui abbiamo una classifica un po' strana, un po' anomala. Però il problema qua è diventato anche quello che qui addirittura se ne sono verificate un paio, e ti devo dire che anzi, bene o male, un plauso va espresso sia ai giocatori del Dattilo sia ai giocatori della NIS, che in campo hanno comunque sia espresso un comportamento non proprio... facchino, no? Perché volendo la situazione poteva anche leggera scadere. Ernesto, andiamo a questa gara. Sì. Tu alla tua terza rete in campionato, sei il vice capocannoniere dopo chiaramente tu alle spalle di Vincenzo Martorana, che è stato qui nostro ospite. Insomma, un quinto pareggio consecutivo, si aspettava una Nissa con un approccio più arrembante, più cattivo, aggressivo, perché aveva chiesto questo Sferrazza alla vigilia. Sì. Diciamo che qualche problemino c'è stato. Sì, ci sono stati problemi. A parte poi gli errori, mettiamo al netto degli errori. Quello è un caso a parte. Però già si devono andare con più cattiveria, anche perché si è visto nei primi minuti di gioco, quando appunto il Dattilo è andato in vantaggio, eravamo un pochino spenti, però dopo il gol diciamo che ci siamo ripresi anche con la rete del pareggio. Poi penso che nel secondo tempo abbiamo avuto l'occasione di fare diverse reti, anche col gol annullato di Baracchini, però
Sì, abbiamo avuto meno grinta di quanto ci aspettavamo, però tutto sommato questo pareggio è un po'... Rammarica perché era chiaro che era come uno scontro diretto. Anche perché, come dice Carmelo, questa classifica diventa anche un attimino particolare perché sei a ridosso dalle zone alte, ma sei anche a ridosso dalle zone basse. Quindi si trova dall'inizio una situazione assolutamente ambigua e bisogna dare uno scossone. Andando dal punto di vista tecnico, caro Carmelo, dico, togliamo tutte le altre questioni, anche dal punto di vista tecnico si pongono una serie di domande, ma lo fanno i tifosi perché abbiamo sentita all'uscita allo stadio, ma era evidente, diciamo, il malumore, legato anche ad alcune scelte, ad esempio dell'allenatore, come ad esempio il fatto di mettere come esterno, oramai è diventata un'abitudine, Claudio Costanzo, sminuendo dal suo ruolo naturale, e anche il fatto che sia poi pentato Lapi a due minuti dalla fine, un giocatore che ha i piedi buoni, non sappiamo poi le motivazioni, se magari è un problema fisico o meno, ma certamente un giocatore che ha estro, che ha piede, che può dare là l'azione di offensiva. Analizziamo questi due aspetti. Allora, premettiamo, premettiamo. Noi, quando c'è stato qui Costanzo, abbiamo esaltato lo spirito del sacrificio di Costanzo. Certo, Costanzo era stato preso come centrocampista, no? Centrocampista peraltro proveniente anche da realtà calcistiche di categoria superiore, quindi centrocampista che doveva anche dare un cambio di passo diverso alla squadra. Certo, qui l'idea esterna è chiaro. Evidentemente Alessio avrà ritenuto di doverlo schierare lì perché magari in quel settore la squadra aveva bisogno di un puntello, però certo è anche vero che il tifoso che a inizio stagione ha saputo dell'ingaggio di Costanzo, evidentemente si sarebbe aspettato un Costanzo nel suo ruolo naturale, tra virgolette. Ecco, però evidentemente diciamo che l'assenza di Messina è chiaro che un po' condizionato le scelte, anche talune esigenze tattiche della squadra, no? Hanno richiesto questo sacrificio, tra virgolette. Però certo, al tifoso, cioè, non è facile andare a spiegare tutto questo. Poi tra l'altro c'è il signor Lapi. Signor Lapi, quando è entrato, ha sempre mostrato, cioè, questo giocatore, delle buone geometrie, e una buona solidità a centrocampo. Certo, io non so, in quel momento il tecnico, evidentemente c'è Firingelli che viene sempre utilizzato in quella zona del campo, capitan Firingelli, che è anche un punto di riferimento sotto questo punto di vista. E quindi magari, ecco, cioè, il fatto che c'è Firingelli magari toglie spazio all'Api, no? E certo, Costanzo parliamo del centrocampo perché a questa squadra manca Ernesto, magari in là ad alcune soluzioni, diciamo, d'attacco, perché molto spesso si va avanti con molte individualità, quindi l'assenza sottoporta, la mancanza di reti è proprio anche legata a questo discorso, cioè centrocampisti che non riescono a rifornire gli avanti. Ernesto, correggimi se magari la vediamo sotto questo punto di vista. Io devo dire Ferraro ha, cioè, da quando è rientrato, ha dato molta quantità però ecco, secondo me manca quel pizzico di qualità in più, ecco, cioè soprattutto quell'estro in più, quella giocata. Io noto per esempio nelle ripartenze, oppure quando la squadra ha bisogno proprio di qualcuno che prende in mano il e gioco. Forse abbiamo visto Albino tra le linee, forse anche per questo, per compensare l'assenza soprattutto al centrocampo, un giocatore che ha estro come Albino che supera uno contro uno l'avversario. Albino, tra l'altro, ti devo dire che a me è piaciuto tantissimo questo giocatore, cioè come lo impiega Alessio Sferrazza, esalta le caratteristiche, perché è brevilineo, no? Ed è uno, guarda, ma uno con due, uno alla capacità di superare l'avversario. Guarda, ti ha fatto un passaggio, infatti i compagni e anche lui sono andati ad abbracciare Albino, perché Albino ha fatto mica una cosa straordinaria. È stata bella anche la sponda di Baracchini che ha avviato l'azione, però guarda che Albino veramente è un bel giocatore. Il discorso è che secondo me però
e alla Nissa manca qualcuno che prende in mano, cioè per esempio Filingeli è un ottimo mediano, no? È uno che cioè, lotta tanto, che, però ecco, cioè, e anche Ferraro è un gran lottatore, però evidentemente in certi frangenti della partita c'è bisogno... Dove serve lo spunto, la giocata, di qualcuno, è chiaro che dai là l'azione d'attacco... Ecco perché magari noi proviamo così, interpretare, è pur parlare ovviamente... No? Ci mancherebbe altro. Cioè, siccome voglio dire, soluzioni ce ne sono, anche vedendo la panchina, soluzioni ce ne sono. Io ho detto Lapi perché è chiaro che dico, è un giocatore, a mio modesto parere, di grande qualità, poi, con i piedi buoni, dico, come mai? Che poi io ti dico una cosa, cioè non per voler qua fare cioè l'avvocato del diavolo, anche se io sono milanista, e Alessio Sferrazza ce l'ha queste... Sa mescolare bene le sue opzioni, carte, sì, cioè, per esempio, ieri... Anche a lui lo ha utilizzato a un certo punto esterno basso, sì. Cioè quando ha fatto entrare poi Di Franco, no? Ma perché la difesa era una difesa a tre, praticamente rinduzzava Ernesto. No, ma lo sai perché? Cioè perché lui ha una grande velocità. Quindi riesce a fare due fasi. Cioè coso, Alessio aveva paura che qualcuno potesse sfuggire, no? E lui ha questa velocità, no? Ernesto. Quinto pareggio consecutivo. Cosa sta succedendo? Cioè, sì. Non si riesce a dare quella stoccata. Sì, Lanista ha avuto più possibilità, sì, più chance, sì, sì. Per posizionarsi in una situazione un po' più alta. Diverse partite per fare punti, è vero. Cosa mi dici? Ci sono state diverse occasioni dove noi in diverse partite abbiamo avuto 4-5 palle gol, dove gli attaccanti, io... pure abbiamo sbagliato, non li ricordiamo le cose negative. comunque io la Nissa la assolvo per quanto riguarda la sfida con Riviera Marmi, e in parte anche ieri l'assolvo, perché ieri comunque sia quei due errori però hanno sicuramente l'abbiamo detto. Io però non lo assolvo con la Parmon Valle, no. Con la Parmon Valle, no, caro Ernesto. Questa squadra è un po', tra virgolette, altalenante secondo te? Sì, perché di più abbiamo un'ottima difesa, perché come si vede anche nelle statistiche subisce, abbiamo poco. Preso pochi gol. Però dalle statistiche si vede anche che abbiamo fatto pochi gol rispetto alle altre squadre. E questo è quel pizzico in più che ci manca per fare dei risultati. È vero che in quelle partite possiamo creare diverse palle gol, però a volte anche il campo, l'errore dell'attaccante, poi l'arbitro che sbaglia, queste cose ci stanno nel calcio. E appunto questo pizzico in più che ci manca a noi per fare questo passo comunque, di qualità. Vedendo la classifica, e chiedo sempre Ernesto, vedendo la classifica dicevamo manca poco per risollevarsi, ma manca altrettanto poco per scendere nel baratro. È una situazione che vi crea tensione, vi crea problemi secondo vostro parere? Sì, ha tensioni, però anche secondo me quel passo in più per fare meglio, per arrivare a quella zona playoff. Tanto agognata a questo punto. Però a porta la classifica è molto corta, vediamo che appunto anche qualsiasi squadra ora tenta di arrivare ai playoff, perché ci sono quelle due, se vinci due o tre partite sei lì sopra, come se ne perdi una sei lì sopra. Ma vedi, è anomala sta classifica, è anomala, perché vedi... E vediamo anche con l'aiuto della grafica. Noi qua ci ritroviamo con una Nissa a un punto dall'Alcamo, no? Ma cioè praticamente tenendo conto che in questo momento, se il campionato fosse finito adesso e magari con il discorso del quinto posto, anche, non ci sarebbe l'accesso alla zona, anche, alla zona playoff, perché sono punti, più di 10 punti, ma anche dalla a 6 punti da un Atletico Campofranco e un Mazzara che non sono esattamente dei clienti tanto semplici. Cioè per carità, c'è la Nissa, a mio modo di vedere, cioè se le cose dovevano andare secondo logica calcistica, attualmente avrebbe dovuto avere quattro punti in più, avrebbe dovuto avere in queste ultime due partite, avrebbe dovuto avere 36 punti. Avrebbe scavalcato l'altro. Però
però per con l'imprevedibilità, perché noi qua cioè, rispettiamo anche quelle che sono le decisioni arbitrali, cioè noi le critichiamo come è giusto che sia. Dovremmo dire Terranova, cioè, noi abbiamo il diritto di critica, no? Il diritto di critica, sicuramente di questa... però vedi cioè, purtroppo cioè, questa è una classifica è troppo anomala. Ecco. Ripeto, c'è anche il discorso Terranova Gela che per certi versi ha anche un po' falsato il campionato, ha ripreso a giocare con che c'era nell'aria la quarta rinuncia e quindi sarebbe stata radiazione, e quindi diciamo radiazione, che ha ripreso a giocare con dei giovani alla guida tecnica Zuppardo. C'è che salvare il salvabile paradiso. Per questo ti dicevo che la scelta sicuramente era stata dolorosa, però chiaramente cioè, inevitabilmente ha finito un po' per condizionare, per alterare un po' la classifica. Vediamo, sentiamo le interviste dei due allenatori a fine gara, poi ritorniamo in studio, chiudiamo con la lista e parliamo anche delle altre squadre di questo girone, perché abbiamo anche le immagini, dicevamo, di Folgore Rivera Marmedi e Troina Mazzara. Vediamo quindi interviste dei due allenatori. Mister, ancora un altro pareggio, il quinto consecutivo, e a questo punto diventa davvero problematica la cosa. Questa squadra non riesce a segnare. Oggi è uno scontro diretto, possiamo dirlo, a parte la salvezza che sembra ipotecata, anche se sotto corno, però oggi si poteva davvero centrare un obiettivo importante anche nelle zone alte classifiche. Sì, effettivamente facciamo pochi gol, però è pure vero che quando li facciamo magari c'è poi la terna arbitrale che te l'annulla e quindi vanifica quanto di buono si fa. Io devo dire solo che oggi non abbiamo vinto solo per un arbitraggio veramente scadente, perché un rigore netto su Baracchini sul primo tempo, un gol annullato quando una palla messa da dietro San Martino oltretutto deviata dal portiere, Baracchini va in rete, quando ci sono queste chiare azioni al gol vanificate è come se avessimo fatto tre gol. Alla fine, come dici tu, abbiamo pareggiato. Domenica scorsa lo stesso, abbiamo avuto un torto grandissimo quando hanno concesso un rigore contro inesistente, così diventa veramente dura vincere le gare. Noi ovviamente ci impegniamo, lavoriamo sempre dal primo all'ultimo minuto, tutte le settimane, facciamo tantissimi sacrifici, però sono veramente amareggiato e deluso da tutta questa situazione. Io non ho mai parlato degli arbitri, perché ci può stare, magari sono le prime armi, però è pure vero che se sono di continuo domenica dopo domenica, poi diventa dura salire la china, fare morale, perché già domenica scorsa dovevamo vincere, questa domenica penso pure. L'unico tiro che hanno fatto su un calcio d'angolo, penso che non abbiamo sofferto nulla. Sono veramente amareggiato. In preparazione a questa gara mi aveva suonato la carica all'interno dello spogliatoio, aveva chiesto ai ragazzi tre punti, sì, rammaricato anche per come è andata la partita, per il risultato finale, rammaricato per la condotta dell'arbitro, però è anche un po' stizzito per la condotta di alcuni dei suoi giocatori, l'ho visto parecchio arrabbiato, soprattutto appena si è avvicinato piuttosto allo spogliatoio. Sì, siamo partiti un po' lenti, per dire la verità, però poi abbiamo tirato sulla china, abbiamo alzato i giri del motore, abbiamo creato diverse palle gol. Purtroppo, ripeto, quando andiamo a concretizzare un'azione da rete e ci atterrano l'attaccante e non viene concesso il rigore, viene ammonito per simulazione, o l'altra azione quando San Martino mette una palla dietro e Baracchini insacca e viene annullato da un guardalino, forse è la prima volta che facesse questo tipo di gara. A me, io capisco che tutti dobbiamo crescere, però una partita delicata del genere, ogni sadattilo, penso che anche la classe arbitrale debba essere a un certo livello. Visto domenica si va a Castelbuono, partita certamente difficile, impegnativa tatticamente, che inizio dobbiamo aspettarci? A questo punto si ridimensiona il discorso legato al possibile accesso dei playoff, è ancora tutto aperto. Guarda Vincenzo, noi daremo guerra a tutti. Domenica sappiamo che è una gara durissima, anche perché all'andata c'è stata qualche scaramuccia, anche loro si trovano ai due punti dietro, se non erro, a quota 30, quindi sicuramente ci attende una gara difficile e abbastanza agguerrita. Sicuramente la lista non si andrà a fare la scampagnata, venderemo cara alla pelle, sperando di incontrare anche una terna arbitrale all'altezza della situazione.
Sì, però insomma io la vedo come il bicchiere mezzo pieno, perché comunque sono due squadre che si sono dannate l'anima, se la sono giocata agonisticamente parlando alla grande fino al 90°, quindi sicuramente non c'è da rimproverare a nessuno. Credo che siamo partiti bene noi i primi 10 minuti, creando il gol, qualche altra palla importante. Loro sono stati bravi, hanno fatto un gol da cineteca con 3-4 passaggi di fila tutti al volo, e poi diciamo che è stata una partita molto combattuta in mezzo al campo. E è un po' difficile esprimere il bel gioco in questo campo, anche i ragazzi credo della Nissa lo sanno, però loro ci mettono il cuore, si vede, hanno il credo del mister, che è quello di pressare come matti e crederci fino alla fine. Io credo che anche noi oggi ci siamo adattati bene, sapevamo che la partita sarebbe stata molto tosta, insomma, e credo che abbiamo fatto anche la nostra bella figura. Domenica arriva la Folgore, un'altra gara certamente impegnativa, la Nissa impegnata in trasferta contro il Castelbuono, insomma, sono sicuramente partite difficili e non bisogna lasciare nulla di intentato. Sono tutte difficili, mi pare, mi hanno detto che il Marsala abbia vinto col Campofranco, si parlava di un Marsala che insomma aveva mandato a casa tutti, ma non mi sembra, quindi campionato difficile fino alla fine, combattuto, non ci sono partite semplici, l'avete visto, e sicuramente sarà una gara difficilissima per la Nissa a Castelbuono, e sicuramente per noi sarà una gara molto, molto ostica e difficile con la Folgore in casa, che è una delle squadre che gioca il migliore calcio in questo campionato. Ritorniamo in studio, Carmelo, chiedo a te e chiedo a Ernesto, così una battuta flash, parecchio stizzito Sferrazza, non l'abbiamo mai visto così arrabbiato, difende chiaramente la squadra, anche se sa che c'è molto da lavorare, soprattutto nella testa di alcuni, e soprattutto anche da rivedere alcune scelte, lui questo lo sa benissimo, però è chiaro che è parecchio stizzito con la condotta dell'arbitro, bisogna farsi sentire, lo ha detto a più riprese, quindi penso che la società a questo punto, ritorniamo al discorso che facevi inizialmente, auspico che la società intervenga, però non soltanto con la letterina scritta, perché sì, vabbè, la lettera, tu parli, dici, racconti, però ci vogliono anche le immagini, siccome ci sono anche i supporti video, e non mi sembra che i supporti video siano cioè delle cose che attestano situazioni inesistenti. Il signor San Martino ha fatto un normalissimo traversone, si vede che il signor Baracchini arriva da dietro, no? E tra l'altro un altro particolare che forse in pochi hanno notato, il portiere sta palla l'ha toccata, c'è stata, abbiamo detto, quindi scusatemi, c'è stato il dov'è il fuorigioco? Anche per capirlo ieri, cioè, sì. No, perché io lo voglio capire pure, cioè, alla svista c'è anche l'errore tecnico, sì, a questo punto, perché è clamoroso l'errore tecnico dell'arbitro. Comunque chiudiamo questa parentesi, subito ci proiettiamo anche alla prossima gara, l'abbiamo sentito anche nell'intervista, gara che diventa, Ernesto, decisiva, perché Castelbuono non sarà sicuramente facile, questa squadra ha dimostrato di sapere vincere in casa, quindi sì, una battaglia sarà Castelbuono, perché all'andata diciamo che sì. C'è stato un po' qualche scaramuccia di troppo, questo sì, però noi ci dobbiamo andare a fare la nostra partita, ovviamente solo per i 3 punti. Perché a questo punto è vero, il pareggio a Castelbuono è un buon pareggio, però sarebbe il 6, giusto per non fare parlare i giornali. Questo sì, però è una dura partita, perché Castelbuono poi in casa ha fatto l'ultimo risultato in casa con il Pacheco, vinto 1-0. Quindi in casa si fa sentire, i punti li fa. Quindi ci dobbiamo aspettare, quindi un atteggiamento più aggressivo, diverso. Per esempio, già 2 partite, no? Per esempio, Pacheco, poi Terranova. 3 punti, 6 punti, subito. I proietti sono già in una zona tranquilla, chiaro. Vediamo a questo punto, così analizziamo velocemente, abbiamo altri 5 minuti per poter analizzare questo campionato e le altre squadre. Vediamo in rapida sequenza le immagini di Folgore e Riviera Marmi, vinta appunto da quest'ultimi per 2-1, quindi si ferma la corsa della Folgore, che aveva dichiaratamente espresso di posizionarsi, cercare di tentare la prima posizione in classifica, e poi quella di Troina Mazzara è finita per 2-1. Vediamo le immagini. Questa partita importantissima, difficile per la formazione rossonera in questa gara casalinga. Attenzione, intanto il tiro molto pericoloso da parte della Riviera Marmi, che tocca per Prestia, in avanti per Secan, che controlla, Secan esce, Grimaudo
per Stia nel mezzo. Secan, Secan si gira, ancora Secan, Erbini non colpisce sulla destra con Cammareri che lancia verso Secan, si porta il pallone in avanti, Secan, Secan, messo giù, calcio di rigore per la Folgore. Parte Comegna, tiro, rete, 1-0 per la Folgore. Indirizza verso Erbini, Erbini protegge il pallone, lo mette nel mezzo, Prestia si gira, tiro, c'è la grande parata. Pallone in avanti, attenzione, pericolo, si allunga il pallone, Manfre con Lamia, tocco per Corsino, cross nel mezzo, pericolo, e c'è il pareggio della Riviera. Tutto pronto per i secondi 45 minuti, Convitto nel mezzo, attenzione, un tiro, ancora Convitto, limite dell'area, tiro, parata, Cammareri per Bono, fuorigioco segnalato dal guardaline. Manfre sulla destra verso Convitto, anticipato, ma ancora la Riviera pericolosa con un gol realizzato dal numero 11 Genna. Comegna per Bono, Secan fuori gioco, ancora Falzone che sembrava caricare, poi tocca per nel mezzo e c'è il salvataggio sulla linea. Manfre tocca per Convitto, carica il tiro, c'è la grande parata, Locascio messo giù, c'è l'ammonizione, doppia ammonizione, cartellino rosso per il numero 7 Corsino. Pallone per Cammareri che mette nel mezzo, Secan, Secan non controlla, pallone nel mezzo, Erbini, Cammareri, una ribattuta per Acquaviva che carica il tiro che termina fuori, se la porta fuori al rettangolo di gioco, cartellino rosso in una maniera ingenua per Licausi, fischiano ingenerosamente a mio modo di vedere i tifosi della Folgore i propri beniamini che quest'oggi non hanno dato quello che loro si aspettavano. Vince la Riviera Marmi 2-1. Sconfitta meritata del Mazzara che a Troina ha disputato una buona gara che non è bastata però a portare punti a casa. Anche l'arbitraggio ci ha messo del suo, negando un rigore agli uomini di Giacomo Modica e espellendo Bettini che era nella fase di riscaldamento, reo di avere proferito qualche frase contro il guardaline. La gara parte subito forte, al 23esimo vantaggio del Troina. Criscito soffre la marcatura dell'esterno Suare, l'attaccante è bravo a filtrare un assist al centro dell'area del rigore, ottimo aggancio di Diallo che in mischia aggancia la sfera e la mette in fondo a rete. 27esimo, i canarini reagiscono bene al gol subito e si proiettano in avanti. Lococo inventa una gran giocata per Rosella che appostato sulla sinistra aggancia la sfera, entra in area e da posizione defilata lascia partire un diagonale che fa secco Lizzoni. Pareggio del Mazzara e quarto gol per Rosella. 38esimo, brutto fallo ricevuto da Lamarana, il ragazzo viene duramente colpito sulla tibia e caviglia ed è costretto ad abbandonare il campo per lasciare spazio a Sciara. 43esimo, giocata offensiva del Troina. Al limite d'area del rigore la palla non viene controllata bene da Di Mercurio, la sfera giunge a Diallo che con uno stop a seguire entra in area e a pochi passi dalla linea di porta trafigge l'incolpevole Di Carlo. Doppio vantaggio quindi del Troina. Nel secondo tempo l'incredibile espulsione di Bettini, vicino alla panchina troinese si riscaldano tre giocatori rosso e blu e tre giallo blu. Improvvisamente l'assistente richiama l'attenzione dell'arbitro e gli comunica di avere ricevuto delle ingiurie da parte del giocatore mazzarese. Il direttore di gara, tra l'incredulità di tutti, pubblico e giocatori, decide di estrarre il rosso
Il giocatore insiste e giura di non aver aperto bocca. Le giacchette nere di turno procedono nella decisione del rosso diretto. Al 47esimo del secondo tempo, ultimo tentativo di pareggiare per i mazzaresi. Giordano serve al limite d'aria l'occorrente Licata che con un gran tiro costringe il portiere alla parata. Ringraziamo per le immagini Folgore Riviera Marmi, chiaramente la società della Folgore, perché hanno proprio chi segue questa squadra e chi realizza le immagini, e poi Troina Mazzara, ringraziamo Tele 8, la televisione di Mazzara. Di Mazzara, sì. Bene, sì. Analizziamo quindi un po' la zona alta e la zona bassa. Come dicevamo, Troina oramai è volata. Troina evidentemente si è ricollocata nella sua posizione, iniziale. Però ecco, anche lì ti devo dire, vedi per esempio il cambiato dell'Anis ed ha adito a tanti rimpianti. Per esempio l'Anis a Troina ha fatto una grande partita, l'Anis con Riviera Marmi ha fatto una grande partita. Cioè forse l'unica squadra con la quale cioè la Nissa un po' ha sofferto la Folgore, con la Folgore, però poi Nissa Paceco eppure Nissa Dattilo, cioè sì, l'andata è andata male, però ecco, io dico una cosa: per me questa squadra, questo è un progetto validissimo. Se la dirigenza il prossimo anno, la prossima stagione, riesce a prendere un paio di juniores forti, un centrocampista di livello superiore e un altro attaccante, senza nulla togliere, senza nulla, evidentemente a chi stiamo togliendo qualcosa, noi niente togliamo a nessuno, cioè, però può tentare, cioè, può secondo me la Nissa ha tutte le carte in regola per tornare. No, veramente già anche ora è protagonista, fasi alterne, però per esempio certo sempre 11 partite di fila imbattute, però il problema è che di questi 11... Forse molte avrebbero preferito due vittorie, sì, o tre vittorie e due sconfitte, magari sarebbe stato... Perché la logica dei tre punti purtroppo tre vittorie è una logica, pervesa, no? Bravo, è una logica pervesa. Però secondo me questa Nice, se viene adeguatamente rafforzata, cioè la prossima puntellata in alcune zone del campo, può dire la sua, secondo me può diventare una squadra di vertice. Questa Folgore, che ha sicuramente impressionato, si ridimensiona dopo questa sconfitta casalinga, forse inaspettata. La corsa è a due, secondo te? Sì. Come già si era visto, secondo me comunque il Paceco e il Troina hanno un passo in più rispetto alla Folgore, senza nulla togliere, perché è una bella squadra, hanno un bel gioco, sono combatti, organizzati. Inaspettata, sì, perché il Riviera Marmi ha avuto anche il pareggio, quindi un pochino attendennato, diciamo, però con questa vittoria si aspettava una Folgore aggressiva, subito aggressiva a fare quei tre punti in casa, però c'è stata l'ottima risposta di mister Melillo. Nelle zone basse invece, caro Carmelo, la corsa è assolutamente aperta, che c'è il Campofranco, il Mazzara, la stessa Parma, le Mussomeli. Ha sorpreso questa è tutto aperto anche questa sconfitta 2-1 dell'Atletico Campofranco a Marsala, ti devo dire. Perché il Marsala, tra l'altro, schierava altri juniores, però il Marsala è una piazza calcistica di non grandi, vogliono assolutamente retrocedere, questo è chiaro. Presidente Vinci è stato chiaro. Di tradizione, di peso, e secondo me si subisce un po' la pressione, no? del blasone. E ti devo dire che il Marsala in casa è sempre un cliente rognosetto. Difficile. Rognosetto. Andiamo al prossimo turno. La Nissa, abbiamo detto, impegnata in trasferta sul campo della Polisportiva Castelbuono. Partita sicuramente difficile, impegnativa. Ha tanto da lavorare, non vorreste nei panni di mister Sferrazzi in alcune scelte, in alcune valutazioni, anche perché è chiara la pressione, caro Carmelo, inizia a farsi sentire, anche dalla piazza. Ma sai, è giusto così. Cosa dobbiamo aspettarci? Vedi, anche noi nel nostro piccolo cerchiamo un attimino, ecco, anche di sviluppare gli argomenti anche in base a quelle che sono le pressioni della piazza. Però è chiaro che conoscendo Alessio, a mio modo di vedere, Alessio andrà a schierare una squadra
e per cercare in un certo qual modo anche di sorprendere, di sorprendere sugli esterni, perché è lì che si può vincere la partita. Il tutto fermo restando che, a mio modo di vedere, la Nissa, quando gioca fuori casa e quando gioca contro squadre di un certo livello, cioè, a mio modo di vedere, la Nissa offre garanzie. Andiamo al prossimo turno, li leggiamo con l'aiuto della grafica: Dattilo Folgore, Riviera Marmi Mussomeli, Alcamo Paceco, Mazzara Profavara, Castelbuono Nissa, Parbonval Marsala, Licata Terranova, Atletico Campofranco, Troina. L'Alcamo con chi gioca? L'Alcamo gioca contro il Paceco. Ah, interessante. Chiudiamo con il campionato di eccellenza, sì. Mi pare che abbiamo detto tutto, diamo spazio alla regia per un brevissimo break pubblicitario, ritorno in studio, parleremo di Serie D, promozione e tanto altro ancora. Ben ritrovati con la seconda parte di Fischio Finale, parliamo adesso del campionato di Serie D e vediamo con l'aiuto della grafica di leggere i risultati della 24esima giornata. Aversa Igea Virtus 1-2, Due Torri Rocella 0-3, ricordiamo il Due Torri praticamente non si presenta più in campo e dunque le squadre avversarie prendono il 3-0 a tavolino. Gela Castrovillari 3-1, Gragnano Frattese 1-3, Pomigliano Cavese 1-2, Rende Palmese 0-1, San Cataldese Gladiator 0-1, Sicula Leonzio Sarnese 4-1, Turris Sersale 4-1. Vediamo con l'aiuto della grafica anche la classifica: Sicula Leonzio in testa con 52 punti, Cavese 50, Igea Virtus 48, Rende Gela 44, Palmese Turris 40, Gladiator 35, Frattese, Pomigliano, Gragnano 34, San Cataldese al 12° posto con 32 punti, Aversa Normanna 28, Rocella 21, Sarnese 19, Castrovilla 17, Due Torri 12, chiude del Sersale con 8 punti. Dunque San Cataldese che esce sconfitto in un vero e proprio scontro diretto al Valentino Mazzola, una sconfitta che pesa tantissimo soprattutto per la classifica, perché la classifica anche qui nel campionato di Serie D diventa molto corta anche nelle zone basse, la San Cataldese ha solo 5 punti dall'Aversa Normanna, quindi una situazione sicuramente è critica. Ma Carmelo, questa squadra, analizzando questa sconfitta, è sicuramente un momento no per la San Cataldese, è inutile negarlo, però questo non significa che bisogna, cioè non bisogna però fasciarsi la testa, sì, non bisogna però dimenticare che questa è una squadra che non ha 12 punti ma che ha 32 punti in classifica, e 32 punti non sono, non si raccolgono così, no? Casualmente si raccolgono attraverso partite, attraverso piccole e grandi imprese. Ma tu pensi che questa sconfitta può lasciare il segno? Secondo me io sono dell'idea che la San Cataldese, cioè questa sconfitta, il segno non lo lascerà. Perché? Perché la San Cataldese mica cioè sta lottando per un posto nei play-off o per un posto per vincere il campionato. Cioè, la San Cataldese evidentemente sta facendo il suo campionato. E finora la San Cataldese ci aveva abituato che ogni qualvolta c'era una sconfitta, subito dopo c'era una reazione. Io direi comunque che al di là di tutto questo è chiaro che non dimentichiamoci anche l'assenza di un Dolenti, perché Dolenti, oltre che essere un grande portiere, forse il migliore portiere di questo girone di Serie D, è anche un grande regista della difesa. Sai, l'assenza di Dolenti è un'assenza importante a mio modo di vedere, senza nulla togliere ovviamente a Cusimano, anche perché coincide con che è un giovane, le tante sconfitte, l'assenza di Dolenti, però, quindi non vogliamo chiaramente buttare la croce addosso a Cusimano, è evidente che però poi ti devo dire che la San Cataldese comunque è una squadra che lotta, una squadra viva, cioè per esempio ha sfiorato il gol con Cariota, aveva segnato ma il gol è stato annullato per fuorigioco, cioè
Certo, è chiaro che a nessuno piace perdere. Ernè, a te che fa? Ti piace perdere? Te? No, oh. A me non piace perdere. A me non piace perdere nemmeno le partite che io vedo alla televisione. Pensa se io giocassi a calcio. Anzi, forse è meglio che non giochi. Meglio che lo commenti. Meglio che lo commenti. Meglio se lo commentiamo. Cioè, non piace a nessuno. Ma come mai la scelta anche di Cosimo Bruno è partito dalla panchina, è entrato nella ripresa? Ma sai. Per farlo un po' rifiatare. Come mai una partita così importante? Ma io ti dico una cosa. Io ti dico che questo gruppo ha dato già tanto, signori miei, cioè mantenere sempre allo stesso livello, cioè non è facile. Per esempio, dopo la pausa natalizia ci sono state tutta una serie di impegni anche ravvicinati, perché certe partite non sono state disputate, allora sono state rinviate, poi cioè tutte queste sfide cioè creano anche tensione. Cioè magari secondo me dopo la vittoria, no, che ha portato a 32 punti la squadra, c'è stato magari anche un po' di rilassamento, ma questo è naturale. È logico, magari. Chiaramente è una sconfitta, come dice Carmelo. Non so se il tuo punto di vista è lo stesso o meno. Sì, sì, può, secondo te, pesare nell'ottica di questa classifica? Secondo me non pesa. È vero che la Sangatadese in casa, lo sappiamo, il suo campionato lo sta facendo in casa, perché è una squadra giovane, è una matricola, quindi anche fuori casa ha quelle partite dove non può superare l'avversario, però secondo i suoi punti li deve fare in casa, però sì, queste partite devono essere approcciate forse decisiva, perché era uno scontro diretto con la Gladiator, però tutto sommato la prossima partita penso anche fuori casa contro, se non mi sbaglio, la Sarnese. Sì. Con il Sersale. Può esserci già un pronto riscatto. Sì. Quindi tu pensi che comunque sia, il fattore casalingo alla lunga inciderà e questa squadra potrà tranquillamente salvarsi. Sì. Senza alcun problema. Il falso campionato tranquillo. E adesso passiamo al Gela. Vediamo però, prima di commentare la squadra di Pietro Infantino, vediamo le immagini realizzate da Rete Chiara. Come sempre, ringraziamo per chiaramente la disponibilità. Vediamo quindi il servizio di Gela Castrovillari, vinta appunto dalla Città del Golfo per 3-1. Vediamo il servizio. Il Gela torna al successo allo stadio Vincenzo Presti, finisce 3-1 per gli uomini di Infantino contro il Castrovillari. Una partita molto importante per gli 11 di Infantino, però la notizia brutta è quella dell'infortunio del capitan Bonazzini, che è uscito con gli assistenti sanitari in barella e portato in ospedale per le sue condizioni. Ma attraverso le immagini realizzate da Angelo Gemmella andiamo a vedere le azioni degne di cronaca. Dopo 5 minuti di gioco esce l'ex biancazzurro Opoku per un problema muscolare, al suo posto entra Gaetani. La prima azione è della formazione di casa al 7° minuto, con Montalbano che mette la palla in mezzo per capitan Bonaffini. Il centrocampista viene anticipato da Perri. I calabresi cercano di colpire in ripartenza, ci prova Gaetani con un tiro insidioso dalla distanza, la palla va fuori. Al 28° l'azione che cambia la partita, il difensore Gambi strattona in area di rigore Campanaro, per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore, è lo stesso difensore biancazzurro che si incarica della battuta, con freddezza supera il portiere calabrese Voce. Ancora Gela pericoloso con un calcio di punizione di Kosovan, la palla va oltre la traversa. Alla fine della prima frazione di gioco, in pieno recupero, arriva il raddoppio dei padroni di casa con Bonaffini bravo a insaccare di testa un cross perfetto di Candiano dopo un'azione corale di ripartenza. Nella ripresa il tecnico del Castrovillari, Di Maria, cambia l'assetto tattico della sua squadra passando dal 4-4-2 al 3-4-3. Al 51° avversari pericolosi con Ragosta su calcio di punizione, Saitta respinge con i pugni. Al 53° succede il peggio al Presti, il capitano biancazzurro Bonaffini si infortuna, il centrocampista viene subito assistito dallo staff medico del Gela, uscendo dal campo in barella. Presunta lesione al crociato destro, ma bisognerà aspettare la risposta di domani.
Al 59esimo arriva il terzo gol del Gela, la firma di Chirichimo grazie al cross valutato di Montalbano. L'esterno del Gela supera il portiere con un tiro che si insacca all'incrocio dei pali. All'81esimo ci prova il Castrovillari con un tiro a giro di Ragosta, la palla va sopra l'incrocio. All'83esimo Montalbano cerca la rete con un tiro dal limite, la palla va fuori. All'89esimo arriva il gol della bandiera della formazione avversaria con Feraco, bravo ad approfittare di una disattenzione della difesa biancazzurra. Si conclude 3-1 per il Gela, un risultato fondamentale ai fini della classifica, considerata anche la sconfitta interna del Rende per mano della Palmese, quest'ultima prossima avversaria di Campanare e compagni. Con questo successo il Gela si porta al quarto posto in classifica, a quota 44 punti in compagnia del Rende. Ritorniamo in studio, Carmelo. E invece il Gela. Il Gela viaggia. Il Gela, già parliamo di un contesto di classifica diverso. Parliamo di obiettivi diversi. Investimenti evidentemente diversi. Anche qualche investimento diverso. E poi, tra l'altro, non dimentichiamoci che c'è comunque sia il Gela sia la San Cataldese hanno due grandi allenatori. Due persone che io stimo molto sul piano tecnico, perché anche Pietro Infantino non è l'ultimo arrivato. Pietro Infantino è uno che. E poi è una piazza così particolare, diciamo. No? E ti devo dire che. Che Pietro Infantino sta facendo bene, ma soprattutto sta facendo ruotare, perché il Gela ha più alternative. Sì, più alternative, ottima rotazione. Sì. C'è un'ottima rotazione, e tutto questo evidentemente poi si riverbera su una classifica che ora sta diventando importante. Abbiamo visto dalle immagini l'infortunio sì, a Borsa Bonaffini. Non so se tu sai qualcosa in più, se hai sentito i colleghi di Gela, perché è un infortunio a quanto pare abbastanza grave. Ma ecco. Speriamo che ne ha pensione intera squadra. Speriamo che per il capitano del Gela, insomma, i tempi non siano così lunghi e che possa riprendersi, anche perché il Gela ha bisogno, insomma, della sua personalità, del suo carattere in campo, è sicuramente un elemento indispensabile di questo Gela. E comunque ti devo dire, tornando al discorso Gela, che contro il Castrovillari cioè, fatto una prestazione di nerbo, una prestazione notevole, cioè chiusa già nel primo tempo con i gol di Campanaro e dello stesso Bonaffini, che poi si è fatto male. E poi c'è stata la terza rete nella ripresa che ha, diciamo così, chiuso il confronto. E adesso Gela, me l'abbiamo commentato, sicuramente è la giusta collocazione in classifica, sì. Anzi può fare certamente di più. Invece chi sta sorprendendo, ma poi diciamo dal punto di vista dell'organico non tanto, è questa sicura Leonzi, che è in testa a questa classifica, ecco. Sì, è vero. Che commento diamo a questo cambiamento di Serie D? Che giudizio dai? È un cambiamento super giù, in linea diciamo con le aspettative, come anche la San Cataldese sempre che sta facendo il suo campionato. Il Gela, che vediamo che è nelle posizioni alte della classifica, sì, poi c'è questa sicura. Che alla fine, come ci sono molte diverse squadre, due o tre squadre che stanno spendendo tantissimo, Cavese. Comunque anche l'Igea Virtus non è da dimenticare, perché però una piazza così, diciamo piccola, anche se ha fatto calcio a certi livelli, sì. Allendini si è fatto calcio a certi livelli, magari non te l'aspetti. Invece si può rischiare il doppio salto, il campionato d'eccellenza, addirittura poi Serie D e chissà, Lega Pro, perché no? Dico, questa squadra ha assolutamente la possibilità, a questo punto ci crede. Certo, la ci sono anche le corazzate campane, però insomma, la sicura dentro e fuori riesce. Tra l'altro volevo far notare un'altra cosa, che il Gela ha segnato 38 gol in campionato, cioè ha uno dei migliori attacchi in assoluto, mm-hmm. Il miglior attacco è con 40 gol, quindi il Gela è una squadra che ha una fase realizzativa notevole. Assolutamente, assolutamente sì. Vediamo il prossimo turno, Castrovilla di Gragnano, Cavese Sicula Leonzio, e qua è una super sfida da 1x2, certo. Gladiator Aversa e già Virtus Rende, un'altra partita nelle zone, un incrocio importante, ecco, nelle zone alte, Frattese Due Torri, poi Roccella Pomigliano
Pomigliano, Sarnese Turris, Sersale San Cataldese e Palmese Gela. Quindi ci aspettiamo un pronto riscatto da parte di Verde Marano. Vedi, te ne dico una cosa, vedi. Questi incroci pericolosi a parte il riscatto della San Cataldese, che secondo me ci sarà, perché a San Cataldese penso che stranamente a Sersale insomma avrà il seguito dei suoi tifosi, penso che insomma si riscatterà. Però ecco, io ti dico una cosa: se il Gela, certo che il Gela fuori casa sempre riesce a piazzarla, la stoccata vincente. Certo, con questi incroci delle zone alte, il Gela potrebbe avvicinarsi in classifica ulteriormente. Questa è una squadra sorprendente, ed è una squadra che ancora oggi noi non sappiamo esattamente dove può arrivare. Cioè il Gela è una squadra in grado di sorprendere. Di sorprendere in questo campionato. E chiudiamo con il campionato di Serie D, passiamo al campionato di promozione, leggiamo i risultati della 22esima giornata: Ares Menfi Campobello 2-1, Sera di Falco Canicattì 0-3, Ravanusa Casteltermini 4-0, Libertas 2010 5 Torri Trapani 2-0, Castellammare Calcio Gattopardo 5-1, Partini Codace Camarat 5-1, Atletico Ribera Nuova Sanchez 1-0 e Salemi Raffadali 1-1. Vediamo la classifica: il Canicattì al comando saldamente della graduatoria con 58 punti, segue il Raffadali a 49, Libertas 2010 a 43, Castellammare 42, Ares Menfi 39, Nuova Sanchez 37, Atletico Ribera 31, Campobello e Ravanusa 29, Partini Codace 28, Camarat 24, Salemi 23, Sera di Falco 18, Gattopardo 13, 5 Torri 12 e chiude il Casteltermini con 9 punti. Io direi di vedere, anche qui abbiamo il contributo, carissimo Ernesto, quindi abbiamo anche le immagini, grazie all'amico Diliberto di Canicattì, che ha realizzato appunto assieme a Sebastiano Borsellino, che salutiamo, il radiocronista delle partite del Canicattì. Vediamo quindi il servizio e il contributo di Sera di Falco Canicattì. Amici e amiche di Teleradio Canicattì, buon pomeriggio da parte di Sebastiano Borsellino e Silvio Diliberto per la sfida tra Sera di Falco e Canicattì. In panchina Azzaretto, Finocchio, Dragna, Noto, Nocera, Bellomonte e Martino. Ed è il Canicattì a giocare il primo pallone con Montanalampo, Maggio. Precisa l'apertura per Sette Case che mette giù, c'è la sovrapposizione di Guarnotta, il palla è dentro, è quasi un tiro, lo raccoglie facile Michele Anzalone. Arriva in sovrapposizione Montanalampo, va al cross Tarantino, Bognanni, c'è fuori gioco, annullato il gol al Canicattì al sesto minuto. Si fa vedere Cardinale, servito, inseguito da Giaconia, il tocco è per Pirrotta, ancora Pirrotta, si destreggia bene, destro, e il gol del Canicattì, ancora, tanto per cambiare, Alessandro Pirrotta, porta in vantaggio il Canicattì, gol numero 18 di una stagione meravigliosa per il bomber canicattinese, che quindi sblocca il risultato con un destro chirurgico all'undicesimo, si destreggia bene, va via due difensori, destro preciso, non può arrivare Michele Anzalone, palla che colpisce la base del palo, a memoria, cerca e trova Sette Case, gran palla, grande aggancio di tacco, poi per Guarnotta, arriva il cross, Pirrotta, il miracolo di Anzalone, Bonfatta a vuoto, ingenuità clamorosa, Bognanni dietro per Dosso che controlla, Dosso si divora un rigore in movimento, rimessa dal fondo per Funari, fischietto in bocca. Finisce qui il primo tempo, 1-0 per il Canicattì, il gol all'undicesimo, siglato dal solito Alessandro Pirrotta. Comincia adesso quindi questo secondo tempo, arriva il fischio, il signor Ganci, Bonfatto sembra intenzionato a calciare, prova il sinistro, la tiene lì Funari, che poi subisce anche la carica, può anche calciare, prova il destro, Anzalone respinge, Bognanni fuori gioco. Rilancio lungo di Cipolla che trova bene Bognanni.
va via ancora Bognanni sul fondo, dietro, e il gol di Tarantino! Poco fa ha sbagliato, adesso no, Salvatore Tarantino, ancora sull'asse, Bognanni Tarantino, due minuti fa ha sfiorato il gol il Canicattì, questa volta Tarantino non ha sbagliato, ha fulminato Anzalone, il raddoppio del Canicattì che mette una serissima ipoteca su questa vittoria e probabilmente fa un altro passo, ecco, diciamo così, ancora più pesante verso l'eccellenza, 2-0 Canicattì, però il gol di Tarantino da elogiare ancora una volta, Bognanni, l'ennesimo assist di questo campionato, ormai non si contano più, percussione a sinistra, palla dentro, destro terrificante, Giaconia prova il tiro, Funari si prende gli applausi del Carlotta Bordonaro, cardinale numero qui, sombrero, e gran palla dentro per Tarantino che si invola in aria, è libero Pirrotta, c'è qui l'autogol di Pace, 3-0 Canicattì al 48esimo. Chiude i conti il Canicattì, ma non c'erano ormai più dubbi su questa vittoria, la decima consecutiva del Canicattì. Peccato per Pace, gli è carambolato il pallone addosso, va detto che ha fatto comunque una gran partita il numero 5 verso l'eccellenza. E arriva qui il triplice fischio del signor Ganci, il Canicattì conquista la decima vittoria consecutiva, il saluto di Falsone, il saluto dei giocatori del Canicattì al proprio pubblico, Serra di Falco 0, Canicattì 3, Canicattì a più 9 sul Raffadali, Canicattì ormai a un passo piccolissimo dall'eccellenza, da Sebastiano Borzellino e Silvio Di Liberto è tutto, grazie per averci seguito. Ritorniamo in studio, Carmelo. Si commenta una sconfitta che poteva per certi versi anche essere, voglio dire, preventivata, però la sangue ci può stare. Il Canicattì sta salutando il campionato. Sta andando via il Canicattì, mentre il Serra di Falco approfittando, non approfittando, il diciamo Falco, il Serra di Falco di chi è delle zone basse, tra virgolette la sconfitta della Gattopardo, diciamo, mm-hmm. perché ormai il metro, il riferimento è con la Gattopardo, no? Esattamente, e rimanendo la Gattopardo a meno 5, evidentemente il Serra di Falco può tranquillamente ha un buon margine, e non dimentichiamo che domani mercoledì al Carlotta Bordonaro recupera la partita col Partinico Audace, cioè dell'ex Di Maria, sì, ci sarà lui, ci sarà quel piccolo grande monumento del calcio dilettantistico che salutiamo ben volentieri, Daniele, il giocatore bianco. Devo dirti e lì bisogna centrare un risultato positivo. Ascolta, lì l'importante è fare il risultato positivo, io io dico che bisogna mantenere, cioè già è stato importante il pareggio ottenuto con la Gattopardo, in casa della Gattopardo, saranno importanti oltre a questo recupero anche le due sfide contro il Casteltermini a Casteltermini e contro il Cinque Torri al Carlotta Bordonaro di Canicattì. Lì secondo me il Serra di Falco si gioca veramente, veramente la salvezza, ma ti devo dire comunque che Angelo Bognanni sta facendo un ottimo lavoro, perché anche con il Canicattì, guardando le immagini, perché io ovviamente non ho il dono dell'ubiquità come qualcuno pensa guardando le immagini ho visto comunque una squadra combattiva, una squadra che ha cercato di arginare, certo, di arginare un Canicattì che ovviamente siamo su livelli diversi, siamo su piani di investimento diversi, siamo su progettualità diverse, no? Però devo dirti che
ha fatto una figura dignitosa, tutto sommato, nella sconfitta. Della sconfitta. E adesso, commentiamo anche questo campionato di promozione, secondo il Canicati fa un campionato a parte. Sta raggiungendo pieni ritmi. Questo Serie Falco, sì. Secondo te, Rico, può centrare obiettivo salvezza? Sì, secondo me non ha... Certo, ci sono questi 5 punti di distacco che alla fine, anche con questa partita da recuperare, se ha questo pareggio, questa vittoria, secondo me non ha... Certo, c'è un margine, non rischia più di tanto, avendo questo margine, assolutamente sì. Chi secondo te può impensierire a questo punto? Chi può caricarti a parte, centrare l'obiettivo eccellenza? Come Raffadali, abbiamo visto che... Raffadali tra l'altro ha anche una piazza di tradizione, ha fatto sempre l'eccellenza, no? Non è che quindi sicuramente Raffadali sicuramente, ma anche si è visto durante il campionato che andavano a pari passo con il Canicati. Però ora certo il Canicati alla lunga poi la squadra che ha un organico certamente più ampio, dopo la pausa natalizia è stato che il Canicati ha subito la pausa ti devo dire che le squadre di Giovanni Falsone non appena escono fuori dai blocchi dopo il Natale, io non so che cosa succede, cambia pelle, diventano scatenate. Io l'anno scorso vi ricordo il Canicattì che inanellò una serie di vittorie consecutive mettendo a durissimo rischio La Nice. Prossimo turno, caro Carmelo, il Serie Falco va a fare visita al Castel Termini. Canicattì, Castellammare. Lì sarà una sfida caliente, anche perché il Castel Termini giocherà il tutto per tutto. Comunque attenzione a Castel Termini, perché Castel Termini posso anche dire che ha battuto una signora Libertas da Calmuto, terza forza del campionato, 1-0, quindi il Serie Falco deve stare molto attento, ma io penso che sotto questo punto di vista Angelo Bognanni preparerà come suo solito la partita con molta attenzione. Anche perché stavo guardando proprio il prossimo turno, il Gattopardo gioca in casa con il Salemi, un altro vero e proprio scontro diretto, quindi anche se il Salemi si è rafforzato, sicuramente impegnativo. Hanno quel centravanti che segna sempre, Stucalia. Sa il fatto suo. Bene, chiudiamo con il campionato di promozione. Intanto ricordiamo a chi ci segue da casa il premio che abbiamo messo in palio grazie all'amico Toto Messina, Lori Gioielli. Lui già ce l'ha. Va bene, tu non ti devi presentare con l'orologio. Senza orologio deve venire. Anche Claudio Costanzo ha sbagliato perché si è presentato un grande. Scusate, a parte tutto. Dico il Braille, il cronografo Braille messo in palio da Lori Gioielli, l'amico Toto Messina, e poi la maglia che ringraziamo chiaramente ed è anche sponsor del nostro programma, all'interno del nostro programma, e poi la maglia della Nice stagione in corso che daremo al tifoso Doc a fine stagione. Quindi sia il giocatore che vincerà il premio dell'orologio che il tifoso verranno nell'ultima puntata di Fischio Finale. Chissà, quindi che magari lo rincontriamo, non si sa. Ascolta, se segui una tripletta con il Pacheco e una doppietta con noi potremmo anche vedere. Vediamo. Lo sappiamo noi tre, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno, mi raccomando. Non lo sa nessuno. Bene, adesso invece subito rapidamente. In prima categoria non si è giocato perché c'è stata una pausa di campionato, c'è stato soltanto un recupero nel quale il Vallelunga ha battuto 5-1 il Castronovo di Sicilia con le reti di Ribaudo, Vilardo, Calà e una doppietta di Comis. E diciamo che il Vallelunga con questa vittoria si porta al secondo posto. Andiamo alla seconda categoria. In seconda categoria ritorna alla vittoria finalmente la Nuova Niscemi nel girone G 4-1 con le reti di secondo il Santa Croce, con le reti di Roselli, Guttadauro, doppietta e Gagliano. Invece nel girone H, travolgente Sommatinese, una Sommatinese che dopo aver ottenuto 2 vittorie a tavolino per 2 sospensioni in altrettante partite casalinghe, ha battuto 5-1 il Caltavo Turri.
indovina chi ha segnato una doppietta? Indovina un po'. Il signor Parrinello. Bello. Parrinello è quello, segna sempre. Bello, caro. L'intramontabile. L'intramontabile, cioè secondo me anche a 60 anni, 65 anni, voi vedrete che Parrinello segnerà, segnerà sempre. Segnerà sempre. Perché lui è fatto così, segna. Fatto così. Il vizietto del gol. Quindi doppietta di Parrinello e reti di Giannone, Graci e Genova per una vittoria che proietta la Sommatinese al terzo posto. Io ho parlato con il presidente Lorenzo Ferrante, che ho avuto l'onore di intervistare per il mio giornale, per il giornale quotidiano La Sicilia. E saluto anzi la redazione del giornale La Sicilia, i miei colleghi, tutti. E Lorenzo Ferrante mi ha detto che la Sommatinese punta a vincere il campionato. E in effetti ci sono soltanto 3 punti che separano la Sommatinese, che ha 27 punti, dalla capolista, che è il Gemini, no, che è il Cerda, scusate. E diciamo che questa Sommatinese ci crede sicuramente. E poi c'è questa bellissima vittoria del Riesi, che ha battuto 5-1 fuori casa il Villarosa, con le reti di Amodeo, doppietta di Volpe, Dario Pistone e Storelio. Una gran bella vittoria per la squadra di Davide Schittino, che evidentemente fa sicuramente morale. Poi sconfitta 1-0 per l'Acquaviva sul campo del Valle d'Oro, una partita, una battaglia autentica, ma lì non è mai facile per nessuno. E poi bella vittoria dell'Olimpica San Cataldo 3-0 sul Campobello, con le reti di Lamarca, Calà e del bomber Sacco, mio ex alunno. Ah, pure. Sì. E poi abbiamo la classifica, che vede, diciamo così, appunto la Sommatinese che è terza con 27 punti, l'Olimpica San Cataldo pure essa in zona playoff con 25 punti, poi seguono 24 punti l'Acquaviva, 23 punti il Riesi. Quindi le squadre nissene stanno andando complessivamente bene nella seconda categoria. In terza categoria Cusn Caltanissetta protagonista. Il Cusn ha battuto 1-0 la Master Pro San Cataldo, derby, con un gol di Bonelli. Però tu lo conosci, dire, Bonelli, no? Nota di colore, la tribuna del Palmindelli stracolma. Certo, perché c'è queste, seguito, piccole, eh? Queste piccole realtà, no? Cioè sicuramente fanno piacere. Caltanissetta ha fame di calcio. Caltanissetta, cioè i nisseni, il calcio piace. Mm-hmm. E non solo il calcio, anche tutti gli altri sport, però il calcio in modo particolare. Mm-hmm. Cioè, evidentemente il Cusn sta facendo cioè registrare quei consensi che c'erano anche con l'Atletico Caltanissetta, una formazione simpatica, cioè anche l'Atletico Caltanissetta, cioè alla fine non è che aveva pure esso il suo seguito, certo quando non giocava la Nissa, ovviamente è evidente, chiaro, no? Però ecco, il Cusn ha battuto quindi la Master Pro 1-0 con un gol di Bonelli, portandosi al terzo posto a quota 19, in una classifica che vede il Santa Caterina primo con 21 punti e il Marianopoli secondo con 20, quindi siamo lì per lì, cioè, uh-huh, cioè se la giocano tutti, se la gioca sia il Santa Caterina, sia il Marianopoli, sia il Cusn. Poi il Marianopoli ha battuto 2-0 l'Accademia Mazzarinese con una doppietta di Romano, mentre l'Amatori ha sconfitto 3-1, cioè l'Amatori Gela ha sconfitto 3-1 l'Ennese con doppietta di Pacia e gol di Dal Piva. Vittoria anche della Juve Terranova Gela sul Sant'Anna, fuori casa 2-1 con le reti di Chirdo e di Liberto, e poi pareggio tra la Sicilianamente e il Niscemi 1-1, vantaggio del Sicilianamente con Restivo e pareggio di Nanfaro per il Niscemi. E riposava la capolista Santa Caterina. E qui evidentemente c'è un campionato molto equilibrato, molto bello, molto intenso. Quindi, calcio giovanile, mi pare che... No, calcio giovanile non ce n'è, esatto, perché praticamente c'è una pausa, una sosta. E allora, prima di salutare, l'ultima domanda la facciamo a Ernesto San Martino, intanto tieni la caramella così domenica. Grazie. Il gol che porterà i 3 punti. Questa è caramella di Maria, che porterà questo è un punti. Marcio Doc, che daremo la caramella tra
tra prima e secondo cioè, tempo? No, aspetta, tra non molto sarà pure registrato questo marzo. Sappiate il brevetto, il brevetto. Questo è il brevetto. Questa è tua, mi raccomando. Non la perde. Conservala gelosamente perché ne vale la tua prestazione. Vabbè, perché è fondamentale. E intanto, complimenti per quello che stai facendo. L'ultima domanda te la devo fare. Ti sta stretto il campionato d'eccellenza? Perché so che ci sono... Perché gli devi stare stretto? Perché so che ci sono richieste da altre scuole d'eccellenza, Serie D, eccetera, eccetera. Ernesto. Dimmi Ernesto, la verità. Ernesto, dimmi. Non lo ascoltare, Ernesto. Ernesto non lo ascolta perché lui è un tentatore. È un lui è un diavolo tentatore. Pure tentatore. Sì, perché tra l'altro è milanista ed è il diavolo tentatore. Capito? Lascialo perdere. Tu non devi far tentare a nessuno. Ti sta stretto? No, ti sta perfetto. È un abito. No, io so per certo che dico le richieste ci sono. Il ragazzo si sta comportando egregiamente, ricordiamo esce dal vivaio della CL Calcio di Giovanni Italia, Atletico Caltanissetta, ma le qualità sono indiscusse di Ernesto San Martino. Dimmi la verità. Intanto magari vuoi centrare l'obiettivo con la Nisa. Sì, questo è sicuro. Intanto penso al campionato con la Nisa, poi il prossimo anno si vedrà. Ascolta, comunque te la posso dire una cosa. Per un nisseno doc riuscire ad ottenere, no, dei grandi risultati con la squadra della propria città non ha, secondo me non, paragono, non ha prezzo per tutto il resto c'è Mastercard. No, no, che pubblicità. Fatto pubblicità, questi sono problemi tuoi, non miei. Ebbene, allora ringraziamo Ernesto, in bocca al lupo per questa tua bellissima stagione calcistica, riduciti l'infortunio ma hai superata la grande, e ci vediamo domenica con questa sfida esterna a Castelbuono. Grazie a voi. Grazie a te, grazie in gamba. Grazie a te. E allora adesso diamo spazio all'ultimo break pubblicitario. Al ritorno in studio ci occupiamo di handball, pallamano. Con lui, il presidente della Novauda. Lui giustamente usa l'inglese. Una nuova definizione playmaker. E insomma, a parte gli scherzi, ci è venuto a trovare Giuseppe Sicilia, presidente della Novaudax, quindi parleremo di questo campionato, dei nisseni, ma anche di tanto altro ancora. Ritorniamo in studio per la terza e ultima parte di Fischio Finale. Intanto colgo l'occasione per ringraziarvi, come oramai abitudine, siete davvero in tanti che ci seguite attraverso i social, attraverso la pagina Facebook Live, tante le visualizzazioni, Carmelo, abbiamo superato oltre le 4.000 visualizzazioni puntualmente ad ogni puntata. Parliamo di Facebook Live, quindi non sappiamo poi chiaramente in TV, non abbiamo uno share, non sappiamo quanti sono che ci seguono, ma un po' da tutta la parte della Sicilia, un po' in ogni provincia. Vi diciamo ancora una volta grazie. Ecco, questi sono numeri importanti, numeri che ci fanno piacere, numeri che ci stimolano a fare e a dare di più, numeri che confermano come in effetti una buona informazione riesce ad avere anche un buon pubblico. Buon seguito, assolutamente sì. E come avete visto dalle immagini, ci è venuto a trovare, era venuto prima l'allenatore, adesso il presidente, complimenti, elegantissimo, Peppe Sicilia, presidente della Nova Audax. Ciao Peppe. Buonasera a voi, grazie per l'invito e grazie per il complimento. Bene. Parliamo quindi di handball. Non parliamo più di pallavolo, perché sennò poi Giuseppe mi bacchetta. Sì, perché lui giustamente... Siamo internazionali. Con questo inglese, handball... vabbè, si fanno proprio i termini nel momento, ma chiamiamolo anche pallamano. Pallamano, ok. Seconda giornata di ritorno, campionato di Serie B, leggiamo i risultati, caro Carmelo e caro Giuseppe. Aenna e Esperia Orlandina 28-20, Club Vascalucia San Carlo Cataldo 35-29, Nova Audax Messina 25-32, Girgenti Villaurea 42-26, ha riposato l'Agriblu Scicli. Vediamo la classifica, il Girgenti al comando, direi anche sorprendentemente, poi magari chiederemo a Giuseppe, con 25 punti segue la Enna, squadra storica che ha fatto pallamano ad altissimo livello, a 24 punti, Messina 23, Mascalucia 22, Nova Audax a metà classifica con 9 punti, Esperia Orlandina 7, Agriblu Scicli 6 assieme al San Cataldo e Villaurea al quinto, ultima con 5
punti. Bene, allora facciamo subito parlare il protagonista di questa società, sì. Giuseppe. Mi sembra che una nuova Audax, ecco, come potremmo dire, dei giovani, o mi sbaglio? Dei molto giovani. Dei molto questa giovani. È un'ulteriore scommessa che, diciamo, io sono l'apice della squadra, ma ho una base che mi collabora, voglio dire, quindi... Ricordiamoli, Giuseppe. Anche perché sono Filippo Taibbi, Loredana Arena, Sergio Frate... È giusto dare spazio anche a loro. Salvatore Castronovo, Aldo Sardo, insomma, dico, un po' di gente... Un bello staff, un gran bello staff. Un bello staff che si dà da fare per cercare di portare a progetto, cioè a compimento un progetto che abbiamo cominciato tempo fa. Con estremo piacere puntiamo tantissimo sui giovani. Campionato di Serie B. Campionato di partiamo intanto col campionato, diciamo, della massima serie, la massima espressione, diciamo, che state disputando dopo la vittoria di Scicli, una vittoria esterna importante, una con una squadra peraltro blasonata, perché ha fatto pallamano anche... da tanti anni, era anche un campo molto ostico, ostico anche per noi. Si aspettava in casa... Difficoltà. E in casa un po' di rammarico perché i ragazzi hanno disputato un ottimo primo tempo. Vediamo anche le immagini, abbiamo immaginato. Un ottimo primo tempo, ascoltando i consigli del duo di allenatori, come sapete quest'anno ci siamo affidati a Marcello Melfi e a Fulvio Biasco, che sono... Marcello è già venuto, quindi... Che Marcello era già venuto, tra l'altro anche Fulvio abbiamo avuto qualche anno fa. Sì, sì. Ospite nella vostra trasmissione, e stanno dando quegli stimoli giusti perché sono loro anche giocatori, quindi riescono a capire meglio i ragazzi. I ragazzi, noi in squadra abbiamo praticamente questa Serie B, la stiamo facendo quest'anno con i ragazzi dell'anno scorso. Quindi sono rimasti praticamente... Sono rimasti invariati, voglio dire, con l'autunno cadono un po' di foglie, però poi chi resta... Lo zoccolo duro rimane. Lo zoccolo rimane. Stavo dicendo che nella nostra squadra ci sono tantissimi del 1999, 2000, 2001, 2002, quindi questo a dimostrazione che puntiamo sui giovani. Poco esperienza per i campionati. Quindi quanto pesa? Quanto ha pesato finora? Pesa perché intanto possiamo ritenerci quasi soddisfatti, voglio dire, pensavano di essere... gli ultimi della classifica, invece in realtà siamo a metà classifica, dico, dietro le, posso che non dico corazzate, sì, ma le più forti, Gigenda, Mascalucia. Noi ce la siamo lì a giocare, noi stiamo facendo questo campionato con i ragazzi per voler ben figurare. Lo stiamo progettando magari a lunga gittata. Sì, perché con i programmi dobbiamo lavorare con i programmi, soprattutto ci stiamo dedicando fortemente al settore giovanile. Uh-huh. Che quest'anno disputiamo anche il campionato di Under 12. Uh-huh. Ho visto delle immagini anche. Belle, perché vedere esultare un ragazzino che da appena un paio di mesi hanno cominciato così ad avvicinarsi alla pallamano, perché come sapete è uno sport di... State lavorando nelle scuole, no? Quindi, sì, che livello di consenso e partecipazione registrate, esatto, voi, anche dalle scuole in città, immagino. Sì, allora abbiamo avuto degli alti e bassi, perché come ben sapete i risultati portano, certo, portano attenzione, chiaro, da parte dell'opinione pubblica, certo. Voglio dire, pian piano ci stiamo avvicinando le persone, vuoi per curiosità, vuoi l'innesto di qualche bimbo nuovo che porta sia i genitori, porta qualche amici, certo, così per la curiosità, perché non hanno mai visto magari una partita di pallamano, e difatti questi ragazzini ti ridanno quell'entusiasmo, perché ti vedi che segnano un gol come se avessero vinto chissà quale torneo e trofeo, e l'entusiasmo, non dormono la notte, lo posso dire, qualcuno mi dice, ma io stanotte non ho dormito, è la tensione del bambino che si affaccia, l'adrenalina. Io prima di, diciamo, chiamare, contattare assieme con la redazione Giuseppe per invitarlo qui in trasmissione, a me piacciono molto i numeri, voi lo sapete, analizziamo un po' i numeri della nuova Audax a questa, diciamo, fino ad oggi, ecco. Sì, fino ad oggi. Gol realizzati 243, gol subiti 277, questo significa sesto attacco del campionato e ottavo per quanto riguarda la difesa. Quindi è chiaro che bisogna lavorare molto, soprattutto nella fase difensiva, anche se, come dici tu, molti giovani che però si fanno rispettare anche sotto porta. Sì, molto sotto porta. Questi sono i numeri. Perché sì, i numeri contano, i numeri alla fine. Difatti ecco la mia amarezza
diciamo, della sconfitta di domenica contro la seconda forza del campionato. È una squadra che realizza, che il Messina, comunque gioca all'attacco. Che è il Messina, voglio dire, che ci è venuto a trovare. Dicevo, abbiamo fatto un primo tempo esemplare, esemplare. Poi per la giovane età, o vuoi per l'entusiasmo, la troppa sicurezza, o la troppa insicurezza, perché i ragazzi sono così. E hanno mollato un attimino nel momento topico. Quindi è chiaro che poi una squadra esperiente come, come è da, è da considerare, Messina, la squadra esperiente con degli elementi che hanno giocato in A1, in A2, quindi molto più esperienti. E il nostro portiere, che ci sta facendo dare le grosse soddisfazioni, ha 17 anni. Quindi voglio dire, la continuità, ed è stato il migliore in campo. Un altro dato, caro Carmelo, e poi ti do spazio a te, per fare alcune domande a Giuseppe, approfittiamo della sua presenza, perché non è facile, ogni volta c'è sempre qualche problema, lui giustamente fa tanto, lavora molto. Un altro dato è 3 vittorie. 7 sconfitte, 0 pareggi. Questa squadra non conosce il pareggio. O vittorie o sconfitte. E il pareggio è un risultato un attimino strano. Difatti non piace a nessuno pareggiare. O vinci o perdi. Perché è difficile in una partita di pallamano. Perché non è facile, chiaro. No, cioè, i pareggi sono difficili. Sono molto difficili da essere realizzati. Ecco. Perché è il gioco veloce, una distrazione in difesa o un mancato attacco, una mancata realizzazione immediatamente ti cambia le sorti di una partita. Anche se la Enna è praticamente la squadra che ha totalizzato più pareggi, 3. La Enna che sta sorprendendo, diciamo, per certi versi anche in negativa, che si aspetta questa squadra che faccia il vuoto invece. Si aspetta, sai, le stagioni, ci sono le belle stagioni, le stagioni di mezzo e le brutte stagioni. Anche per loro è costruzione, fase di costruzione. Sono in fase di costruzioni, che vuoi, anche una questione magari economica di sponsor che cominciano a mancare, sai, un po' in tutto l'ambiente, quindi le società cercano di ridimensionarsi, anche perché l'Enna aveva vinto il campionato, è tornata indietro, ha rinunciato alla 2, è scesa dalla 1, ha rinunciato alla 2 e ha fatto la B. Chiaro. Cioè, quindi anche nella pallamano, Sì, ci sono delle difficoltà economiche. Mediamente un campionato di Serie B si può gestire con quanto? Un campionato di Serie B, se lo fai con soli giocatori locali, cosa importantissima, perché noi abbiamo nessuno da fuori, ed è una cosa fondamentale, con 7-8 mila euro si riesci a fare. Una 2? Una 2 cominciamo a salire un attimino, perché ci sono tasse gare più alte, quindi si va sui 15-12. Per fare un campionato dignitoso. Dignitoso. Carmelo, volevi parlare anche del San Cataldo, quindi sì, questo derby sempre nell'aria. Questo derby, a proposito di derby, cioè voi una partita che avete perso è stato proprio il derby. Lì, secondo te, quanto ha potuto pesare, diciamo così, la gioventù della nuova Audax? Allora, si sa che i derby hanno sempre un gusto particolare. L'approccio è totalmente diverso, anche perché abbiamo perso di un gol. Niente, sono successe delle cose durante la partita, ripeto, eventi positivi, la troppa tensione, quant'altro, anche perché prima della partita reale di campionato avevamo fatto un paio di amichevoli, considerata la vicinanza e la possibilità che sia nata una nuova società. Nella nostra provincia, voglio dire, tra l'altro limitrofa, dico, al di là della competizione del campanilismo sportivo, dico, poi tra l'altro sono molti ragazzi che giocano. L'anno scorso erano tesserati da noi, 2 anni fa, erano nella nostra squadra, hanno fatto dei ragazzi il campionato, quando abbiamo fatto un bel campionato di A2, perché noi, come sai, abbiamo fatto la 2, abbiamo fatto un bel campionato e ci siamo salvati il primo anno. E poi sono transitati nel loro paese, voglio dire, hanno fatto questa società e ora si è innescato questa sorta di campanilismo. Ci vuole, torna anche utile, quell'entusiasmo all'interno del movimento provinciale. Sì, ci vuole, così si allarga il movimento, si può crescere solo allargando il movimento. Esatto. Ripeto, la cosa fondamentale è lavorare sui piccoli, sui ragazzini. Perché andare a cercare il ragazzo che ti fa il calcio, ti fa il basket, sono già magari indirizzati su quello sport, capito? Qua magari li puoi indirizzare, gli piace, non gli piace, prova, non prova. E quindi certo, magari è un po' più difficile, perché il ragazzino è più facile giocare volley, basket o calcio, però, anziché la pallamano. Però dico che quest'anno siamo riusciti, grazie all'impegno e alla sinergia di tutte le forze della società,
con Loredana Arena in testa, voglio dire, è giusto che lo dica, insieme alla collaborazione degli altri ragazzi, abbiamo costruito questa squadra di cui lei è l'allenatore. Mm-hmm. Perché abbiamo avuto la possibilità quest'anno, anche i nostri due allenatori, Marcello sì. e Fulvio Biasco, la signora Arena e Sergio Frate e Aldo Saldo, sono andati a fare uno stage formativo per essere allenatori. Quindi siamo coperti anche con gli allenatori, abbiamo cinque, quindi si lavora poter badare nel settore tecnico. Nel settore tecnico con i piccoli, perché lì è la base, facciamo crescere loro in prospettiva, perché poi se giochi solo con i grandi è la vetrina. Carmelo, per prossimo la cronaca, turno, cioè... no, per la cronaca, sì, no, l'handball ha perso 35-29 contro il Mascalucia, quindi sì. 8 gol di Maurizio Giunta, 8 di Meli, 8 di Oddo. Mm-hmm. Loro hanno una bella sì, c'è attacco, Massimo, eh? Giunta che è... Massimo Giunta, sì, che tra l'altro è il cannoniere del campionato. Sì, infatti. Ha superato gol fatti 239, handball San Cataldo, sì, infatti, subiti 304. Sì, secondo te anche dati... handball si può salvare, secondo te? Potrebbe salvarsi perché vale molto il fattore campo. Mm-hmm. Ecco, il fattore... So che al Maira c'è parecchio entusiasmo. Sì, c'è parecchio momento. Entusiasmo perché è così, sai, a San Cataldo quando si inizia le quando prime si cose... inizia ti porta quell'entusiasmo, ci sono abbastanza persone, riescono a seguirla. Mm-hmm. E probabilmente potrebbe anche farcela, voglio mm-hmm. dire, non... E difatti, scusa se ti interrompo, dai 230, sì. 239 fatti, almeno 100 5 sono... le ha fatti, sì, sì, proprio alla grande. Salutiamo un altro ex giocatore della Nova Audax. Prossimo sì. turno Esperia Orlandina Nova Audax, si gioca il 5, e San Cataldo Endbo San Cataldo contro la Enna. Quello vostro è un vero e proprio scontro diretto, bisogna fare il nostro è uno scontro diretto, bisogna vincere con lì, il capo d'Orlando, e andiamo a giocare là. Tra l'altro mi ricordo che in passato con questa squadra c'era stato qualche problemino, qualche... Capita, voglio dire, me la ricordo, speriamo che le intemperanze, sai, la trans agonistica nel campo è bella. Me la ricordo, c'è stato, però ti posso dire che dalla mia esperienza, da quando sono entrato nella pallamano, si usa molto il terzo tempo. Mm-hmm. Cioè magari nel campo se ne danno di santa ragione, ma avrete visto qualche partita, quindi sapete che è uno sport molto fisico. Però poi, tranne qualche piccolo caso, voglio dire, qualche strascico, come capita. Però dico, a parte la sconfitta di domenica, ci può stare contro una corazzata, quella di domenica prossima invece bisogna giocarsela. Altro campo duro. Uh-huh. Andremo a Capo d'Orlando. Noi quando andiamo partiamo sempre per vincere, non partiamo mai né per pareggiare né per voglio dire, cerchiamo di sfruttarle tutte, dentro, fuori. E poi ti seguiamo tantissimo perché nei social è molto presente, lui su Facebook pubblica risultati, fase di riscaldamento, cose. Mi piace un presidente attivo, operaio. Sì, faccio tutto, mi piace fare tutto, ripeto, sono ben collaborato su tutti i fronti. Ed è bello perché quelli che mi collaborano, quando c'è da sbracciarci, ci liberiamo tutti via e siamo operativi. E questa è la vera forza della tua società che rappresenta. Presidente. Assolutamente sì. e allora chiudiamo con le altre discipline. Sì, con le altre discipline. Noi qui abbiamo la pallavolo pure. Campionato di Serie D femminile, abbiamo avuto una vittoria e una sconfitta. La vittoria l'ha ottenuta nel girone C il Volley Gela, che ha battuto il CSI Caltagirone 3-1. E le gelesi di coach Giacomo Tanturella praticamente mantengono il quarto posto in classifica con 23 punti. Invece la Niche di San Cataldo ha perso a Mister Bianco contro il Turbo Powerful 3-0, e registrano terze, però a soli 2 punti, hanno solo 2 punti di vantaggio sulle dirette avversarie, che sono proprio le catanesi del Turbo Powerful. Mm-hmm. Nel basket invece, sconfitta in Serie D, nel campionato di Serie D dell'Invicta 93-100, 79-59 contro l'Adrano.
L'Invicta è sempre penultima a quota 6 in classifica. Invece in prima divisione buone notizie arrivano per il Cusne del nostro amico Gioacchino Falletta, che ci segue tantissimo, anzi ti saluta, ho visto qualche giorno fa. Carissimo Gioacchino, noi ti salutiamo, come tu hai salutato il campionato, perché in pratica è quello successo, che il signor Falletta ha organizzato una tematica lì a Piazza Armeria con la quale il Cusne è uscito vincente 70-54 si è assicurato il primo posto matematico a livello dei playoff nel girone a orologio, no? Quindi di conseguenza il Cusne praticamente ormai è nei playoff promozione. Bene, quindi complimenti, un applauso virtuale. Potremmo tranquillamente trovare la prossima stagione anche in Serie D, e quindi si potrebbe profilare un bellissimo derby tra Cusne e Invicta, quindi dare nuova verve al movimento, anche nel basket. Sì, anche perché... Ecco, in fondo ecco, noi, caro Presidente, cerchiamo sempre di dare una spinta un po' a tutte le realtà sportive. Di dare spazio, anche perché a Caltanissetta sapete benissimo che lo sport è un volano. Certo. Magari in tanti non lo comprendono, ecco, questo meccanismo. So. Mi riferisco a commercianti, a piccoli sponsor che si possono avvicinare. Ma lì non perché, è questo il problema. O anche imprenditori. Parlo a tutti i livelli. Sono tante le componenti. Noi dobbiamo solo metterci l'impegno di dare la disponibilità, il nostro tempo, per cercare di fare qualcosa di bello. E poi ecco, è chiaro che magari sia la disciplina viene da sé, poi l'entusiasmo anche da parte si cerca delle forze di economiche, portare bimbi a fare sport, quello è la cosa più importante. Bisogna sempre partire dalla base. Sì, senza ombra di dubbio. Allora ringraziamo a Peppe Sicilia, presidente del Novara, in bocca al lupo per domenica, quindi per il proseguire. E lunga vita al lupo. Grazie Carmelo, ci vediamo noi martedì prossimo, speriamo come sempre di commentare la domenica sportiva. Lunga vita, caro Presidente, anche al fischio finale. Diciamo. Bene, grazie lunga Carmelo, e ci rivediamo con te martedì per commentare gli sviluppi dello sport della provincia, a tutti i livelli, della provincia di Caltanissetta. E con voi quindi ci rivediamo martedì prossimo. Ricordiamo le repliche il mercoledì intorno alle 15, subito dopo il TG pomeridiano, e poi chiaramente la possibilità di vedere in replica attraverso i canali social le puntate di Fischio Finale. Carmelo, volevi aggiungere qualcosa? Io volevo aggiungere un'ultima cosa. Dimmi. Volevo lanciare un grandissimo in bocca al lupo ai pesisti nisseni che saranno impegnati ora, in questo fine settimana nei campionati italiani assoluti. E quindi daremo spazio già avremo il signor Mirko Scarantino, avremo Riccardo Nuccio, avremo Alessandra Pagliaro, avremo Eva Giganti, avremo veramente il fior della pesistica nissena, ben 10 atleti nisseni ai campionati italiani di pesistica. Bene, questo è in bocca al lupo da Fischio Finale. Assolutamente sì, mi associo all'in bocca al lupo di Carmelo, e poi noi martedì analizzeremo nel dettaglio gli sviluppi di questo campionato nazionale di pesistica. Allora grazie ancora per averci seguito, a martedì prossimo con Fischio Finale su canale 116 del Digitale Terrestre.